La Casa dei diritti delle persone ha consegnato nei termini previsti le osservazioni al progetto eolico offshore Molise, osservazioni illustrate dalla presidente dell'associazione Laura Vinitelli nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Termoli. La Casa dei diritti dice no alla creazione di questo eolico offshore della Maverick per diversi motivi. Vogliamo riscattare quello che è un territorio che viene costantemente oggetto di quelli che sono gli interessi, le prevaricazioni di altri. Noi diciamo sempre che siamo piccoli, che purtroppo non abbiamo la sanità adeguata perché siamo piccoli, non abbiamo le strade adeguate perché non ci sono risorse, sempre perché siamo una piccola regione, c'è chi ci prende in giro per il discorso che non esistiamo, però poi esistiamo ogni qualvolta bisogna mettere pale eoliche onshore, centrale turbogas e adesso anche questa che occupa lo spazio di 20 km di costa e impedisce tutte quelle che sono le attività antropiche che diciamo sono la nostra forza e la nostra caratteristica. Lo specchio di mare per il quale si chiede la concessione demaniale marittima per la durata di 40 anni copre una superficie enorme, collocata in un'area di interesse per la pesca e per il traffico marittimo, diportistico e commerciale. Come abbiamo ribadito, non siamo contro l'eolico, ma un impianto di questo tipo e con questa portata chiaramente riduce l'attività di pesca che già è ridotta rispetto alle giornate e tutte le limitazioni che ci sono tra campo Rospomare e le isole Tremiti, il parco delle isole Tremiti. Con un impianto del genere così grande veramente si riduce lo sforzo, si riduce la pesca, si riduce le zone di pesca e chiaramente per una marinera come quella di Termoli così nutrita sarà veramente un disastro. E non è affatto vero, ha spiegato Vinitelli, che si tratta di un'area dove la pesca è praticata a bassa intensità. E poi c'è l'aspetto legato all'inquinamento elettromagnetico, in particolare sui fondali del parco eolico. Per quanto riguarda il consorzio di Rio Vivo è una cosa importante dove noi siamo preoccupati per via di questo impianto, non tanto per il fatto che sia in acqua, ma il fatto che arrivi tutta questa corrente a terra attraverso un tubo, attraverso un cavo e viene a inserirsi proprio al centro del nostro progetto. Non meno importante l'impatto visivo. Maverick sostiene che dalla costa il parco eolico sarebbe invisibile, ma prende in considerazione soltanto l'altezza al mozzo delle torri, che è di 150 metri, trascurando le pale che portano l'altezza dell'intera struttura a 280 metri. E ancora, quali garanzie ci sono sulla natura ed affidabilità dell'impresa presentatrice del progetto? Diciamo che dobbiamo ricordare almeno due principi base, che i servizi devono essere pubblici, l'energia in questo caso è un servizio che deve essere pubblico, quindi in primis dobbiamo pensare che lo sfruttamento e la produzione di energia devono essere pubblici, quindi il fatto che di continuare a regalare ai privati miliardi di cantieri per fare dei soldi, per far profitto, credo che cozzi contro una Repubblica italiana fondata sul lavoro e sulla solidarietà. Secondo, qualsiasi opera nuova deve superare un esame di sostenibilità. Allora, la sostenibilità è una parola che è ancora un concetto che ancora viene poco usato. In platea, tra gli altri, il comitato di Campomarino con Don Nicolino Pietrantonio, i consiglieri regionali Facciolle e Fontana, il consigliere comunale Bovio, mentre tra i relatori c'era anche Riccardo Vaccaro del comitato Discoli del Sinarca.